Dottor Puglia, cosa cambierà con la riforma dei trasporti del 2015 e quali sono le criticità che si incontrano oggi? Per quanto riguarda la riforma, come sapete, il nuovo governo è impegnato su una serie di riforme importanti. Tra gli obiettivi più importanti sono quelli di rendere più efficiente la pubblica amministrazione, quindi tutti gli enti, e quindi anche questa volontà da parte del Ministro Lupi di una riforma importante sulla legge 84-94 dei porti, che è una riforma dall'altra aspettata dal settore, gli operatori e tutti quelli che lavorano nel settore marittimo portuale da anni spingono affinché il governo possa veramente rivedere anche in termini europei rispetto a quello che avviene in altre autorità portuali europee una nuova visione di una strategia, di una governance, ma soprattutto anche di una semplificazione poi delle procedure. Quindi sicuramente sarà a breve, credo, presentato, almeno questa è la volontà del Ministro, di presentare questa riforma che dovrebbe dare poi anche slancio al settore marittimo portuale e all'economia marittima. Ovviamente questa è una strategia, tra l'altro, che riflette una strategia di più ampia portata, che è quella europea, dove l'Italia da anni è impegnata sia nello sviluppo della politica marittima integrata, che come è noto è una strategia lanciata dal 2007 dall'Europa e dove l'Italia ha giocato un ruolo importante. Tra l'altro, proprio su spinta del nostro Paese è stata istituita anche questa nuova macroregione adriatico-ionica su cui si sta lavorando e dove il settore marittimo portuale riveste un punto prioritario. Per quanto riguarda invece anche queste importanti iniziative di cui si è parlato e discusso oggi a Civitavecchia, sono fondamentali per quel processo di avvicinamento ai cittadini e agli operatori da parte della pubblica amministrazione, e quindi questo processo di semplificazione ed informatizzazione di cui abbiamo parlato oggi è determinante, anche perché, come si è detto, nel 2015 entrerà in vigore la direttiva 65 sull'arrivo e partenza delle navi, che semplificherà notevolmente tutti i processi di trasmissione dei dati dalla nave al porto e viceversa. Un convegno sulle prospettive del trasporto marittimo si è scelto Civitavecchia, perché? Perché siamo impegnati in prima fila in questa azione di supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, proprio per favorire questi processi della interoperabilità fra i diversi programmi che sono stati già posti in essere. È stato già detto altre volte, se ne è parlato tanto, ma quanto incide questa normativa sui trasporti, cioè quanto freno c'è? Attualmente c'è, non freno, c'è un sistema burocratico che chiaramente ereditiamo per tradizione dallo statuto albertino, che ovviamente deve essere aggiornato coi tempi. Non siamo i soli in Europa, del resto, perché anche il resto degli altri paesi europei vive le nostre stesse vicissitudini, quindi è un po' lo sforzo che dobbiamo fare tutti quanti insieme per superare questo problema. È chiaro che oggi, se si dovesse quantificare che cosa vuol dire questo in termini di tempo e di economico, ha un valore enorme, perché se noi abbiamo visto anche con quello che ha detto la dottoressa Alvaro sul risparmio dei tempi di sdoganamento, si parla da giorni a ore, immaginate che cosa vuol dire a livello economico una cosa del genere.